La fortuna è un po' come il Natale, quando arriva, arriva. E allora se ti passa vicino bisogna allungare la mano e stringerla perché può essere utile per vincere le partite. È accaduto al Teramo che a Bergamo contro l'Albino Leffe ha vinto giocando un primo tempo con giudizio per poi essere premiato nella ripresa al cospetto di un Albino Leffe che viceversa mastica amaro perché ha colpito Trelegni e ha costretto in più di un'occasione Gomissa ad interventi importanti. Ma così va il calcio. Il Teramo si è ripreso quello che aveva lasciato 7 giorni prima alla Fermana. E veniamo alla partita. Tra i Biancorossi rientra Caidi, Maurizi rinuncia al 3-5-2 e fa giocare De Grazia alle spalle di Infantino, unica punta. Il sacrificato è Sparacello. Per il resto, oltre al rientro di Caidi in difesa e l'inserimento in mediana di Spinozzi, è lo stesso Teramo dell'ultima partita. L'Albino Leffe di Marcolini è in serie positiva da 4 gare, 10 punti, frutto di 3 vittorie a un pari e non subisce reti da 3. La squadra robica ritrova a centrocampo Romizzi, ma deve fare a meno degli infortunati Agnello, ex L'Aquila e Pacciardi. Da segnalare che da oggi è partita in Serie C la novità tecnologica con gli arbitri e gli assistenti che erano muniti di auricolare per comunicare tra loro come avviene in Serie A. Il primo tiro in porta arriva al 35esimo, punizione per i padroni di casa, colpo di testa di Gavazzi, Gomessi in calcio d'angolo. 4 minuti dopo il vantaggio dell'Albino Leffe, traversone di sbaffo che attraversa tutta l'area piccola del Teramo, raccoglie Coco contrastato da Polak che gli aggancia il piede, l'arbitro non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Cori si fa parare il tiro, ma Gelli è il più lesto di tutti a infilare in rete. Una sorta di doccia gelata per il Teramo che ha la forza di reagire subito. 45esimo, De Grazia prepara il cross per Celli, traversone perfetto dalla sinistra, Infantino si libera bene, di petto deposita in rete. Sesta rete stagionale per il bomber biancorosso che sarà felice protagonista anche nella ripresa. Secondo tempo, stessi 22 in campo, inizia il tiro al bersaglio dell'Albino Leffe. Terzo minuto, veloce ripartenza, sbaffo può andare al tiro con Gomis che respinge e poi Caidi mette in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner il colpo di testa di Mondonico colpisce la traversa. Maurizio opera il primo cambio dentro Sparacello per Spinozzi per provare ad alzare la squadra, ma è ancora Albino Leffe. Nono minuto, seconda traversa con Coco che impatta bene di testa un cross di sbaffo. Il Teramo si salva di nuovo. Ritmi altissimi dei padroni di casa, il Teramo non riesce ad essere pericoloso. Al 31esimo arriva il terzo legno, gran tiro da fuori area di Giorgione, entrato in corso d'opera, il palo salva ancora Gomis. Nel momento di maggior pressione subita, il Teramo piazza la zampata vincente, Ventola ruba un pallone che sembrava perso e viene fermato fallosamente in area. L'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri trasforma con freddezza Infantino per quello che sarà il 7° gol stagionale, di cui 5 segnati nelle ultime 2 trasferte, Ravenna e Bergamo. Nel recupero da segnalare l'incidente di gioco occorso al portiere biancorosso Gomis, costretto poi ad uscire in barella, purtroppo per lui si teme qualcosa di serio a livello di legamenti. In porta va Proietti, visto che Maurizi ha effettuato tutte le 5 sostituzioni disponibili. All'ultimo assalto l'Albino Leffe è pericoloso ancora con un colpo di testa da ottima posizione di Ruffini. Per il diavolo 3 punti di platino, ma la volata salvezza è appena iniziata. Domenica al Bonolis, altra gara da Elmetto contro la Virtus Verona.